Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Serafino Angelini, l'ha già detto il mio collega Diego, sono un geologo, lavoro per la litografia artistica cartografica di Firenze, azienda che fa cartografia geologica e tematica da 60 anni e nonostante questo da San Benedetto Sedoc mi sono interessato subito di questa questione perché coinvolge aspetti dal punto di vista geologico che sono particolarmente interessanti e che cercheremo di sviscerare oggi. Purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo, quindi cercherò di fare diciamo così un sommario delle condizioni geologiche dell'area nel corso delle 6-7 serate incontri e appuntamenti che abbiamo fatto prima di oggi è emersa la richiesta da parte delle persone in sala più volte di sviscerare anche un po' qual è l'origine, qual è la genesi di questo posto dove stoccare il gas estratto dalla rete che poi vedremo quindi dal punto di vista geologico, ma soprattutto faremo riferimento a una serie di lavori e pubblicazioni che calzano un po' sul nostro caso specifico. Allora, io vorrei partire semplicemente, visto che si è fatto... Allora, vorrei partire da questa immagine. Ora, quella che vedete... alle mie spalle è un'immagine dell'Italia durante il Pliocene, 2, 3, 4 milioni di anni fa. Il tratteggiato che vedete è la linea di costa, potete facilmente riconoscere la nostra zona geografica. Perché vi mostro questa immagine? Perché in effetti si parla tanto di questo stoccaggio del gas, qualcuno di voi ha sentito che originariamente era presente un giacimento di gas nel sottosuolo di San Benedetto, cerchiamo di chiarire in pochi secondi anche come si è formato questo giacimento così da capire esattamente come stanno le cose. Ora, qua, diciamo un paio di milioni di anni fa, in questa zona specifica, se noi da questa posizione qui di Porto d'Ascoli ci fossimo voltati verso lo spartiacque Tirreno-Adriatico, probabilmente avremmo visto la linea di costa che era molto più vicina allo spartiacque Tirreno-Adriatico di quanto lo è oggi. L'Adriatico era molto più profondo e in particolar modo dove ci troviamo noi in questo momento naturalmente c'era il mare Adriatico che occupava molto più spazio di quanto fa oggi. Ora cosa succedeva in una condizione del genere? Che una serie di eventi più o meno catastrofici sottomarini tendevano a trasportare quantità enormi di sedimenti verso valle, sotto il mare, innescati innanzitutto da differenze di densità dell'acqua e soprattutto da frane sottomarine, episodi di questo genere che creavano praticamente gradienti di pressione fra la zona più vicina alla testata del bacino e la zona più a valle. Migliaia, milioni di questi episodi che coinvolgevano materiali e quantità di materiali veramente enormi e il quale inglobavano sia materiale organico e moltissimo materiale organico, tutto questo materiale veniva trasportato e rilasciato appena le condizioni morfologiche del fondale lo permettevano. Migliaia di questi episodi ripetuti nel corso di centinaia di migliaia di anni tendevano a realizzare una situazione di questo genere, cioè continui apporti sedimentari si appoggiavano sopra quelli precedenti e fornivano un pacco di strati compressi e in condizioni anossiche, cioè senza presenza di ossigeno. È la stessa pressione, lo stesso tempo che ha nel corso di migliaia di anni fatto generare da questo deposito organico un idrocarburi come noi poi dopo abbiamo sfruttato ai giorni nostri. Quindi noi non dobbiamo pensare che esista al posto di quel materiale organico deposto centinaia di migliaia di anni fa una cavità piuttosto che uno spazio. Dobbiamo immaginarci questi idrocarburi come leggere pellicole che si trovano tra clasto e clasto, tra granello di sabbia e granello di sabbia, perché in fondo è questo il materiale che contiene l'idrocarburo, arenarie, cioè sabbie litificate, sabbie che nel corso del tempo si sono accumulate e hanno mantenuto tra singolo granello e singolo granello una pellicola di idrocarburi. Ora, che cosa ha fatto negli anni 70 l'ENI? Studiando indirettamente la condizione geologica dell'area di San Benedetto del Tronto e un po' di tutta la fascia periadriatica, quindi quella che va dalla pianura padana verso sud, fino alle nostre latitudini e anche più a sud, ha studiato prima indirettamente l'area, poi grazie alla ricostruzione paleogeografica dell'area ha provato a fare alcune indagini dirette attraverso dei sondaggi. Ora,
Dalle nostre parti è capitato che, come in altre parti lungo tutta la costa adriatica, si trovassero le condizioni ideali affinché questo materiale organico si fosse trasformato in idrocarburi. Realizzando una trivellazione dove allora c'era un mare profondo e adesso c'è una superficie topografica, si raggiungono in pratica i pacchi di strati deposti e trasformati in idrocarburi e si estraggono per differenza di pressione. Naturalmente immaginate che tutto questo materiale, tutti questi idrocarburi immagazzinati tra clasto e clasto, una volta trovato tra virgolette un luogo di emersione, tendono a essere richiamati verso questo foro. Durante gli anni 2000 questo processo di estrazione è stato interrotto semplicemente perché la pressione interna al giacimento non era più sufficiente a far emergere naturalmente l'idrocarburo attraverso il foro. Quindi dovete immaginare quest'area non come questo spazio nel nostro sottosuolo, non come uno spazio vuoto, ma semplicemente come un luogo in cui tra singolo clasto e singolo clasto ci sia dello spazio per immagazzinare di nuovo degli idrocarburi. La scelta della Gasplus, la scelta del Ministero dello Sviluppo Economico di mettere a disposizione questo luogo stava nel fatto che secondo loro ci sono le condizioni affinché un grosso quantitativo di idrocarburi portati ad alta pressione possano venire reimmessi nel sottosuolo. Ora, qual è la situazione attuale di tutta questa descrizione che vi ho fatto fino a questo momento? È il fatto che se noi proviamo a fare una sezione est-ovest del luogo in cui ci troviamo, troviamo una situazione di questo genere, e cioè gli strati non sono più nell'esatta posizione in cui si sono deposti qualche milione di anni fa, ma nel corso del tempo, attraverso movimenti della crosta terrestre che sono normali e continui praticamente in tutta la Terra, l'antica linea di costa, innanzitutto l'antica linea di costa si è piano piano spostata verso est e il terreno sotto ai nostri piedi ha creato una serie di movimenti e di pieghe e di scorrimenti affinché questi blocchi che originariamente erano in posizione suborizzontale si sono spostati, fratturati e mossi. Ora, quindi non è il luogo sotto i nostri piedi, quello che vogliono utilizzare come stoccaggio di gas, non è assolutamente l'unico lungo la costa adriatica, ce ne sono moltissimi, ma ci sono alcuni di questi luoghi che per delle caratteristiche sia geologiche che fisiche non possono essere utilizzati. Ora, cosa cercheremo di fare in questo momento, in questa breve presentazione? È di cercare di capire quali sono queste condizioni e se queste condizioni possono effettivamente generare dei problemi per noi che viviamo qui in superficie. Poi torneremo un attimo su queste immagini. Vorrei passare innanzitutto per chi non avesse visto ancora l'ubicazione e la sistemazione di questa nuova centrale di stoccaggio, a mostrarvi qual è la sua posizione. Ora, immagino, questa è un'immagine satellitare semplicemente sistemata nello spazio in maniera che quando io mi muovo, come vedete questi due numerini qui sotto danno delle coordinate geografiche chilometriche, latitudine e longitudine, quindi vado a vedere dove è sistemata la nuova centrale di stoccaggio, che è contigua, per chi la conosce già, con quella dell'ENI che è stata utilizzata nel corso degli anni delle decadi precedenti. Questa è la zona di centrale di stoccaggio in cui verrà allargato il progetto, e per darvi un'idea della sua posizione relativa posso dirvi che la distanza di questa struttura dalla strada salaria siamo intorno ai 250 metri circa, la distanza di questa centrale di stoccaggio dalle case abitate più vicine siamo intorno ai 170, un edificio contiguo siamo intorno ai 60 metri. Ora, questa è la posizione della centrale, è naturalmente funzione di quello che erano originariamente i pozzi utilizzati dagli ENI durante gli anni 70 e 80. Questo nastro grigio che vedete qui a fianco è l'autostrada A14, questo corridoio qui sotto è la ferrovia Ascoli-San Benedetto, e per dare un inquadramento ancora più preciso dell'area, questo è il fosso collettore. Ora, il quartiere Agraria
a questa misurazione risulta più o meno a una distanza di poco più di 350-400 metri. Perché è particolarmente importante la posizione di questa centrale? La centrale, naturalmente, quella che noi vediamo, è il punto in cui l'ENI negli anni 70 ha installato i suoi pozzi per l'estrazione del gas. Naturalmente, per ripompare il gas nel sottosuolo, l'ENI ha bisogno di costruire nuovi pozzi, perché quelli che aveva all'epoca erano solamente di estrazione. Nel progetto realizzato dalla Gasplus, da cui abbiamo estratto praticamente la quasi totalità dei dati che vedete, l'allargamento di questa struttura è verso ovest e nei terreni agricoli circostanti, dove verranno costruiti una serie di nuovi pozzi che serviranno sia alla ripompaggio ad alta pressione nel sottosuolo che alla riestrazione. Ora io, in base alla posizione di questa centrale ed in base anche al progetto che prevede alcune caratteristiche, poi magari se vorrete svisceremo, vi faccio vedere alcune caratteristiche dal punto di vista geomorfologico. Ora, la prima cosa che ci viene da che vogliamo notare è che questa, se ne è parlato un po' nel corso delle ultime settimane, era la cartografia dell'area del bacino della regione Marche, in cui si definiva quell'area a elevato rischio di esondazione. Questa è la nuova perimetrazione dell'area che degrada il pericolo di esondazione a moderato. Prima considerazione: perché è importante particolarmente il rischio di esondazione nell'area? Perché una centrale del genere presuppone alcune caratteristiche tecniche che non vanno molto d'accordo con l'invasione delle acque nel suo perimetro, e quindi sarebbe il caso di costruire oggetti del genere in luoghi in cui le acque di un fiume abbastanza capriccioso come il Tronto non siano raggiungibili. Ora vi faccio vedere, anche per darvi un'idea di come è stata l'area invasa dalle acque nel corso delle ultime decadi. Innanzitutto l'alluvione del 92, che è questa l'area invasa dalle acque dell'alluvione del 92. Come vedete, ha invaso completamente l'area. Un'altra informazione interessante è che a 48 ore di distanza è stato effettuato un rilevamento da parte di alcuni ricercatori. I pallini che vedete sono dei punti di misurazione, il numero che vedete è l'altezza dell'acqua a 48 ore di distanza. Qui c'erano ancora 140 cm d'acqua, qui 150, 180, 210 e così via. Dunque, questo per quanto riguarda l'esondabilità di questa zona, diciamo l'inondabilità. Ora, dopo il 2009, qualche volta la natura fa degli brutti scherzi all'uomo. Quando è stata declassata l'area, improvvisamente, 1 marzo 2011, quasi a smentire quello che era stato fatto dall'uomo, l'area intratteggiata è l'area che è stata raggiunta nel 2011, dal 1 marzo 2011, da quella pioggerellina che è durata qualche ora. Ora, oltre questo discorso qui, mi piacerebbe passare a un discorso più puramente geologico del sottosuolo. Questo riguarda il discorso della idrogeologia dell'area, è un discorso che potremmo sviscerare magari alla fine con alcune domande per chi può essere interessato. Quello che mi preme mostrare, però, dopo avervi mostrato effettivamente come sarà la centrale, perché possiamo vederlo attraverso il rendering in 3D, questa è sempre la solita immagine satellitare, stavolta la vediamo in tre dimensioni, e cioè è quella laggiù in fondo, vediamo ad avvicinarci passando sopra l'autostrada A14. Naturalmente tutto quello che vedete è perfettamente in scala, non è stato né esagerato dal punto di vista, naturalmente la X e la Y sono in scala perché sono latitudine e longitudine, la Z, l'altezza, è perfettamente in scala. Quella rossa che vedete, quindi da questa immagine qui potete fare anche un'idea dell'impatto visivo della centrale, quella rossa che vedete è la famosa candela, quella che per quando il gas verrà riestratto dal giacimento avrà una fiamma sempre in testa che si occuperà di bruciare i gas non buoni per la rete
per la rete. Non l'abbiamo detto all'inizio, ma penso che tanti di voi saranno già informati sulla questione. La centrale di stoccaggio serve per, all'azienda per estrarre gas dalla rete durante periodi estivi, quando il gas ha un costo abbastanza accettabile, pomparlo ad alta pressione nel sottosuolo e poi riestrarlo nei mesi invernali quando la richiesta è maggiore e quindi anche il prezzo è maggiore. Quello che vedete colorato in lilla è il derrick. Praticamente il derrick non è altro che il castello, tra virgolette, che viene utilizzato per montare la trivella che fora il sottosuolo. È alto una sessantina di metri e sarà presente dentro la centrale per tutta la durata della perforazione dei nuovi pozzi. Dovrebbe essere stimata intorno ai 2 anni. Questo è più o meno quello che vedremo in un punto di vista dall'autostrada, per intenderci. Ora torniamo un attimo alla cartografia di prima, perché ci sono alcune altre cose interessanti che vi voglio mostrare prima di chiudere. Vi vorrei mostrare innanzitutto il fatto che, attraverso alcune pubblicazioni geologiche precedenti, il fatto che nel corso di queste settimane, mesi, da quando ci siamo interessati di questa cosa, non si è mai parlato dello stoccaggio in sé, nel sottosuolo, dando per scontato alcune cose. La prima cosa che abbiamo dato per scontato è che, come più volte ho sentito dire, il giacimento conteneva già del gas, per quale motivo non rimettercelo? È una teoria interessante, è una teoria come se ne fanno tante nel campo delle scienze della Terra, potrebbe avere un suo senso. Io quello che mi permetto di far notare è innanzitutto, uno, il fatto che non si tratta semplicemente di rimettere del gas in sottosuolo, ma si tratta di generare quella che i geologi sanno essere una delle cose più, diciamo così, disturbanti in natura, e cioè cicli di carico e scarico. Quello che è previsto fare a ogni stagione è quella di riestrarre il metano necessario a essere rimesso in rete, quindi rivenduto, e poi nell'estate successiva rimesso nel sottosuolo. Ora, questa operazione, visto che la natura ripete spesso i suoi comportamenti, guardandoci un po' in giro vediamo che spesso la natura ripete forme enormi con quelle che troviamo molto piccole in scala quasi reale. Questi cicli carico e scarico sono particolarmente dannosi in natura, ed è proprio su questi che andrebbe innanzitutto concentrata l'attenzione quando si vogliono porre operazioni di questo genere, quando si vogliono fare operazioni di questo genere. Che cosa è legata? A che cosa sono legati i cicli di carico e scarico, e quindi di ripompaggio a alta pressione del gas in sottosuolo? Soprattutto alla tenuta, tra virgolette, del reservoir. Che cos'è sto reservoir? Il reservoir non è altro che il luogo fisico in cui viene stoccato il gas. Ora, qualcuno di voi probabilmente avrà visto questa immagine, è andata a finire su tutti i giornali, è l'area fisica corrispondente sulla superficie terrestre che dovrebbe essere occupata da questo stoccaggio in sotterraneo. In realtà uno stoccaggio in sotterraneo non ha esattamente questi confini così netti e definiti. In realtà la forma che ha lo stoccaggio in sotterraneo, o almeno quello che si intende utilizzare in questo momento, è questo qui. Ve lo faccio vedere subito. Questa è la forma che ha esattamente lo stoccaggio in sotterraneo. Per darvi un'idea di dove sia effettivamente questo stoccaggio, ho rappresentato, visto che sotto c'è un'immagine che non possiamo mettere in trasparenza perché sono immagini in RGB, quindi a colori, ho pensato di inserire questi elementi per riconoscere un po' l'area. Allora, questa è l'autostrada, qui è dove si mette l'autostrada sotto allo spartiacque fra il Ragnola e il Tronto, qui è dove riesce l'autostrada. Questa è la linea di costa. Oppla, scusate. Questo qui è il limite del comune di San Benedetto. Per darvi, andiamoci un po' più vicino perché altrimenti non riusciamo a vedere niente. Questa, dicevamo, è l'autostrada. Questa è sempre la zona della centrale in superficie. Questa è la linea ferrata, quindi la Ascoli Mare. E questo è il ramo che va verso Pescara. Quindi che cosa vediamo noi in questo momento? Vediamo una rappresentazione corrispondente sulla superficie terrestre di quello che è in sotterraneo a 3.000 metri di profondità. E cioè, in particolar modo, in questa schematizzazione cartografica,
più è il colore tende al rosso e più la il tetto del giacimento è vicino alla superficie terrestre. Stiamo parlando sempre di oltre di 2000 metri, non stiamo parlando di qualche metro, quindi è molto in profondità. Però perché è importante sapere dove si trova il giacimento? È importante saperlo perché il giacimento viene limitato a nord, a est, a ovest, quindi a nord, a ovest e a est, da queste linee rosse molto pesanti che sono faglie. Queste faglie non sono altro che spaccature nel terreno, o meglio, quello che vediamo noi in questo momento è la proiezione sulla superficie terrestre di queste faglie che si trovano in profondità. Sono delle spaccature nella superficie terrestre che tendono a dividere due blocchi. Questi due blocchi qualche volta si muovono in maniera relativa l'uno dall'altro, qualche volta stanno fermi. Le faglie sono le responsabili, per intenderci, dei terremoti. Come noi ben sappiamo, la nostra area geografica specifica non è particolarmente sismica, quindi queste grosse faglie non sono particolarmente vive, particolarmente attive, come direbbero i geologi. Tant'è vero che nella storia recente esse non hanno mai prodotto un terremoto di proporzioni devastanti come quello dell'Aquila, né nemmeno un terremoto inferiore, di magnitudo inferiore come quella del Molise, per intenderci, di San Giuliano. Nonostante questo, però, la presenza di faglie è importante per due motivi principali. Innanzitutto perché ci testimonia la vitalità, l'essere viva di quest'area dal punto di vista tettonico, e la seconda perché comunque la faglia, specialmente se ha un movimento anche minimo, può essere parte di un sistema di fratture. Fra poco vedremo perché è importante questo sistema di fratture. Nel frattempo vi voglio far vedere che, nonostante quest'area non sia classificata a rischio sismico, comunque da queste parti non è che siamo proprio immuni ad avere qualche terremoto, anche con epicentri proprio sotto i nostri piedi. Ne vediamo qualcuno, è banalmente rintracciabile questa cosa sul sito dell'INGV. Ci andiamo a guardare dove stanno questi terremoti recenti. Noi vediamo sempre, come vi dicevo prima, una cartografia georeferenziata, quindi sistemata nello spazio. Posso facilmente sovrapporre tutte le informazioni perché ogni punto in carta ha una coordinata geografica. Quindi tutto quello che vedete è in scala ma è reale. Ognuno di quei puntini lì che vedete, non so se si vedono, spero di sì, è un epicentro di un terremoto. Quindi, come vedete, anche nella nostra area geografica non è che non ce ne sia nessuno. Ripeto, stiamo parlando di magnitudo molto basse, la maggior parte delle volte inferiore a 3, però questo è indice del fatto che non stiamo esattamente in una zona perfettamente immune da movimenti nel sottosuolo. Quindi definire un'area a rischio sismico è importante, però è altrettanto importante capire che la Terra in genere è difficile che sia esente da movimenti di questo genere. Su tutto il territorio italiano le aree geografiche praticamente esenti da rischio sismico, possiamo escludere solamente la Sardegna, pochissime altre aree oltre la Sardegna. Questo era solo per darvi un'idea però del fatto che effettivamente non è che il fatto che non ci siano stati episodi pesanti, episodi di un certo livello, l'area nostra possa essere confusa con una zona tranquilla dal punto di vista geologico come la Sardegna. Un'altra cosa che vorrei far notare, e questo viene dal fatto che per la tenuta del reservoir, che è stata fino ad oggi sempre data per scontata, non ho mai visto, non ho mai sentito dire una frase al riguardo o scrivere una riga al riguardo sulla tenuta di questo reservoir. È la serie incredibile dal punto di vista numerico di pubblicazioni che si trovano in tutto il mondo sulla tenuta dei serbatoi, sulla tenuta dei reservoir. Per quale motivo? Perché le intense attività tettoniche dell'area, che sono documentate da pubblicazioni di Calamita, di Centamore, di vari docenti universitari che da anni studiano l'area, testimonia anche il fatto che, al contrario di quello che si vede su certi progetti, sul progetto dell'azienda, non è che dalle nostre parti non esistano fratture o faglie che possano indurre delle rotture nel sottosuolo e che potremmo magari piano piano vedere, sviscerare e studiare nel corso del tempo. Perché, a detta di ogni pubblicazione, British Geological Survey, University of California at Los Angeles, decine di diverse pubblicazioni riportano il fatto che non esiste un giacimento completamente al riparo da perdite di gas, sia orizzontali che verticali.
Tra l'altro esiste una pubblicazione, un dottorato di ricerca, quindi un lavoro piuttosto approfondito, fatto dall'Università di Napoli, in cui si dice chiaramente che esistono delle perdite, qualunque giacimento è sottoposto a perdite orizzontali e verticali. Questo perché la cap rock, la famosa cap rock, cioè quelle centinaia di metri di argille che stanno sopra al reservoir, non sono perfettamente indisturbate, non hanno una... hanno delle discontinuità all'interno, ma è normale perché la terra è viva. Ora resta da vedere se queste discontinuità in qualche maniera arrivano o non arrivano al reservoir. Facendo riferimento ai cicli di carico e scarico che si diceva prima, la domanda è: perché favorire la riattivazione, perché favorire le rotture in sotterraneo con un'immissione continua e cicli di carico e scarico all'interno di un reservoir? Diamo un'occhiata alle faglie presenti nell'aria, perché magari qualcuno potrebbe non essere convinto di questo discorso. Questa è una delle pubblicazioni presenti, la rappresentazione, la corrispondenza di una faglia sulla superficie terrestre in genere si segna con un colore piuttosto vivo e una linea continua. Questa per esempio ne è una, questa ne è un'altra, ora questa ne è un'altra, che la cosa che mi fa pensare è che non vanno molto d'accordo con quelle che sono state inserite nel progetto da parte della Gasprus. Per quale motivo? Perché probabilmente loro considerano quelle faglie che fanno da, diciamo così, da limitazione del reservoir come faglie inattive, faglie che non si muovono. Probabilmente è così, visto che si tratta di faglie sulle quali si sono appoggiati dei sedimenti successivi nel corso di milioni di anni e che hanno, diciamo così, un andamento piuttosto lineare. Quindi farebbe pensare questo discorso che quelle faglie lì effettivamente non si muovono. Ora però nell'area non sono presenti solamente quelle due o tre faglie, ma anche tutta una serie di lineazioni tettoniche riportate in diverse altre pubblicazioni che qui vedete in rosso, dove c'è da stabilire se questa faglia raggiunge o no il reservoir. Vi faccio vedere per esempio lo studio tettonico delle lineazioni nell'area fatta da un'azienda petrolifera qualche anno fa, che poi ha abbandonato l'ipotesi di scavare dei pozzi un pochino più a ovest lungo la Valle del Tronto. Queste sono le lineazioni segnate nell'area, le fratture censite nell'area. Ora, non era incentrata proprio su questa zona, ma era un pochino più a ovest. Questa, per intenderci, è Monte Brandone, questa è Monzambolo del Tronto, queste sono le faglie, le fratture riportate nell'area. Per fratture in genere si intende una spaccatura nel terreno che non dà luogo al rigetto, cioè a spostamenti relativi fra due blocchi. Molto importante nell'area, vorrei farvi notare anche questo, il fatto che qui sono un po' schematizzate, ma qui immediatamente a sud la maggior parte delle pubblicazioni, specialmente quelle a scala regionale, quindi una a 250.000, una a 100.000, riportano una faglia molto grande, che è questa qui, che ha più o meno direzione ovest, sud-ovest, est-nord-est, e che dovrebbe bordare tutto il lato sud della Vallata del Tronto. Perché è particolarmente importante quella faglia lì? Perché se noi andiamo a riprendere una delle mie slide che non vi ho mostrato all'inizio per arrivare subito al dunque, questa è una pubblicazione di Centamore, Università della Sapienza di Roma, quella faglia di cui vi parlavo è questa qui. Praticamente ogni pubblicazione a scala regionale riporta questa lineazione tettonica, che è semplicemente il bordo sud di un grosso blocco in movimento relativo rispetto a quello di fianco. Ora, noi non dobbiamo pensare a questi movimenti relativi come a movimenti di metri, decine di metri. Vi sto facendo vedere tutta questa serie di informazioni dal punto di vista geologico semplicemente per testimoniarvi la vivacità dell'area, diciamo così, lo stato di attività dell'area, che non è esattamente bloccato come il progetto dell'azienda a cui faccio riferimento, perché nella lezione geologica, nella sezione geologica riportata, nella cartografia geologica non si fa nessun riferimento alla cap rock, cioè a questa roccia di copertura che dovrebbe fare da tetto al serbatoio. Quindi questa è l'informazione più importante in questo momento. E per concludere questo discorso volevo farvi notare anche una cosa.
Sarebbe bello avere un confronto con le informazioni in possesso dell'azienda. Per quale motivo? Perché in effetti certe informazioni noi possiamo solamente dedurle dalla cartografia di superficie e dalle famose linee sismiche. Cosa sono le linee sismiche? Le linee sismiche sono tutta questa serie di linee che vedete, che non sono altro che delle sezioni geologiche fatte con dei metodi indiretti che ci permettono di leggere quello che c'è nel sottosuolo. Sfortunatamente la zona occupata dal reservoir, che qui ho riportato in colore, mettiamo quella di prima, che è principalmente questa, la zona del reservoir, sfortunatamente non è coperta da linee sismiche disponibili, cioè da sezioni geologiche che possono essere visionate per cercare di capire qual è la situazione della caprò, cioè della roccia di copertura. Attenzione, c'è da fare anche un'osservazione precisa su queste linee sismiche. Le linee sismiche che da tutti quanti sono visionabili nel progetto della Gas Plus sono queste, ve ne faccio vedere una, perché ricostruiscono esattamente quello che c'è sotto i nostri piedi. Questa è la forma anticlinale entro il quale si dovrebbe andare a stoccare il gas, limitato da questa faglia e questa faglia. Questo è tutto il materiale che si è appoggiato sopra questa discontinuità nel corso degli ultimi 2 milioni di anni. Ora, purtroppo, indagare su quella che è la situazione in quest'area qui non si può fare nemmeno con questo tipo di linea sismica, perché la risoluzione è troppo alta. In genere sta intorno ai 50 metri, le linee sismiche che si utilizzano a scopi petroliferi, però mi piacerebbe capire se esistono delle linee sismiche, sono stati fatti degli studi riguardo alla roccia di superficie, alla roccia di copertura e di limitazione del reservoir. Tanto che nel progetto stesso è possibile vedere che se noi andiamo a guardarci tutta questa serie di righe nere, ognuna di queste è una sezione verticale attraverso il quale l'azienda ha fatto i suoi studi per cercare di capire se il reservoir è integro, se è disponibile alla remissione del gas e così via. Quindi tutte queste informazioni andrebbero discusse nel dettaglio e andrebbe capito insieme se questa struttura può essere o non può essere adibita a stoccaggio del gas. Faccio notare un'ultima cosa: dei 600 credo depositi di stoccaggio presenti sulla faccia di questa terra, non mi pare ce ne sia nessuno sotto un centro abitato. Tutto quello che ho detto e tante altre informazioni sta per essere raccolto in un articolo che nelle prossime settimane vedrà la luce, avrà un taglio piuttosto informativo più che scientifico, quindi anche chi non è particolarmente esperto nel campo potrà darci un'occhiata per cercare di capire nel dettaglio come stanno le cose. Vedremo insomma di diffonderlo il più possibile e speriamo che nel corso delle prossime settimane, nel corso dei prossimi mesi potremo avere finalmente un confronto, potremo finalmente sentire l'opinione di altri esperti, perché quello che auspichiamo tutti è che si trovi una soluzione, si trovi molto presto, si trovi in fretta, anche e soprattutto alla base di esperienze precedenti, perché vi posso assicurare che in giro per il mondo, come vi dicevo prima, all'appannaggio British Geological Survey dell'University di California at Los Angeles, di tanti studiosi in giro per il mondo, di pubblicazioni, di casistica precedente ce n'è anche troppa, fin troppa. Grazie della vostra attenzione e per le domande poi vi ringrazio.